beauty haul, un sacco di cose. Ciao a tutti e bentrovati sul canale, nuova beauty haul. Ho comprato tante cosette nel corso dell'ultimo mese e sono qui a mostrarvele. Ragazzi, tutte le cose che ho comprato le ho comprate nel giro di un mese buono, anche un mese e mezzo. Le raggruppo e poi ve le faccio vedere tutte in una volta. Quindi, perché i video che state vedendo adesso sono girati circa un mese fa, perché ero molto in anticipo con la programmazione del canale, quindi li vedete un po' in differita. Comunque sono cose che vanno benissimo per la tarda primavera, inizio estate, quindi ve le faccio vedere ugualmente. Cominciamo! Prima di tutto voglio parlarvi di un prodotto che mi è stato inviato da un'azienda. L'azienda, leggo, si chiama Simon & Tom e racchiude una serie di brand, un'azienda, mi pare spagnola, non ne sono certa, ma mi pare spagnola, che mi ha chiesto di scegliere due prodotti da valutare e in caso mi piacessero da recensire. Io non ho scelto due prodotti diversi per me, ho scelto due prodotti uguali, uno per me e uno da regalare a voi, e ho scelto questo mascara volumizzante 360 gradi della Belle Azul scritto. Vi lascio i riferimenti del mascara che viene venduto su Amazon qui giù nel box informazioni, qualora foste interessati all'acquisto. Allora, questo mascara è il vostro, costa circa 9 euro e qualcosa, sulle 10 euro, adesso non ricordo esattamente il prezzo, giusto perché io l'ho ricevuto e ce l'ho su anche oggi. È un bellissimo mascara volumizzante e anche leggermente allungante, si presenta così con questa bella confezione a turchese, è davvero molto bello. Il pacchettino invece è così, specchiato, mi piace molto anche il packaging, è molto estivo. Lì per lì, quando ho aperto questo mascara, non mi è piaciuto tanto perché la formulazione era cremosa ma molto fluida, però questo è il classico mascara che va lasciato decantare un paio di giorni. Voi aprite la confezione o lo lasciate aperto mezza giornata, diciamo così, oppure la cosa verrà da sé, lui migliorerà strada facendo, ma non migliorerà nel senso che vi accontenterete, migliorerà nel senso che ha sostituito il mio Ultra Juice di Sephora come ultimo passaggio. Sapete che io do sempre la base bio sotto, quella sempre per proteggere le ciglia, indipendentemente da quale mascara io scelga di usare. Dopodiché io passo l'Amplifies, che prima era l'ultimo step, e da ultimo invece metto lui, che mi riempie le ciglia perché ha uno scovolino che acchiappa il prodotto e lo stende molto bene sulle ciglia. Vi dico subito però che se lo comprerete lì per lì non vi farà questo effetto wow, ma dovrete aspettare un pochettino. E vi dico anche che io comunque lo uso sempre con una base bio protettiva sotto le ciglia, quindi sono le mie impressioni, sono le mie prime impressioni, anche se lo uso oramai da 15 giorni, ma voi sapete che un mascara durando anche 2-3 mesi ci istruisce vivendolo, e quindi mi riserverò di parlarvene. Intanto questo il team di Simon & Tom lo mette a vostra disposizione, anzi il team di Simon & Tom l'ha regalato a me e io lo regalo a voi, ci tengo, in modo da farvi confortare o confutare le mie opinioni. Per partecipare, semplicissimo, essere iscritti agli altri canali di famiglia, che sono Due Cuori Una Cappa, il canale mio di Gabriele, Arte per Te e anche Poti Toys, perché sì, anche Poti deve avere il suo pubblico, quindi se avete figlietti piccoli, nipotini a cui piacciono i canali per bimbi, iscrivetevi anche a Poti Toys e avrete la possibilità di partecipare a questo sorteggio nella data che vedete in sovraimpressione. Io ringrazio la Simon & Tom per avermi contattato e mandato questi due mascara e adesso, facendomi l'idea meglio definita, man mano a voi parlerò di questo mascara in maniera più dettagliata, in modo da essere un pochettino più esaustiva di oggi sulla bontà di questo prodotto. Proprio stamattina al bio ho comprato una tintura, voglio provare questa tintura Villa Allodola, che è una tintura puramente bio, con, mi leggevo, il 90% di componenti di origine vegetale e naturale, senza ammoniaca, senza parafenilendina,
un attimo, senza parafenil, endiammina, senza resorcinolo, senza silicone, senza alcol, senza glicole propilenico. Io ricordo che il resorcinolo e il glicole propilenico, quando ero incinta di Enzo, me l'avevano proprio vietato, senza SLS, SLS, senza oli minerali, senza parabeni e senza profumo di sintesi. Ho preso il 917 e si chiama mandorla, quindi è una tonalità biondo tendente al cenere, perché adesso ho paura che con l'arrivo del caldo e del sole questo dorato butti in giallo, e io non voglio che butti in giallo, quindi tenterò di contrastare così. Con questo incipit rassicuro tutti, non mi faccio bianca, ok, me l'avete bocciato a Vox Populi e la questione si è chiusa definitivamente quando la sera in cui vi ho postato la foto di me col Photoshop bianco, mio marito prima di andare a letto mi ha detto: ma devi proprio farti bianca? Da lì ho capito che non era cosa, quindi blonde forever, e cerchiamo di essere però un po' più bio sulla testa. Caldo alle porte, e allora serve la protezione per il viso, una 50 più Eucerin matificante. Questa è l'unica protezione che sono riuscita a trovare che non lucidi troppo la pelle, che possa essere usata come base per il trucco. Io metto prima le mie creme, i miei trattamenti, quindi metto lei e poi procedo con il make up. D'inverno la uso raramente, devo dire, quando ci sono le giornate molto calde e mi capita di andare ad una scampagnata. Fino a questo momento ho usato la 30, però ragazzi, il sole diventa sempre più aggressivo e sempre più strano, perché da giornate uggiose poi viene fuori un sole rovente, e allora preferisco essere preparata. Non solo io, lo metto anche a Enzino, anche se Enzino propendo più per quello della Lavera, però quello d'estate, perché per andare a scuola è troppo lenzuolino bianco sul viso e non va bene, quindi metto un goccino di questi, così quando vanno a giocare in giardino lo trovano. Non vi ho detto i prezzi della tintura: 11,90 euro, della Eucerin l'ho trovata con lo sconto a 10,90 euro, ed era uno scontone perché io ricordavo costasse molto molto di più. Al bio, in farmacia, sempre stamani e sempre al bio, ho comprato questo smaltino di Benecos. Vi ho raccontato le mie traversie con le unghie, ormai sono passati un bel po' di mesi, grazie a Dio, anche dal video che avete visto, oramai è passato, sono passati un 20 giorni e oramai le mie unghie si sono ristabilite. L'ho provato subito oggi tornando a casa, questo è il colore sulle unghie ed è un bellissimo rosso fragola, non so come si vede in videocamera, spara più sull'arancione, in realtà è un rosso fragola davvero bello. Non vi so dire nulla sulla tenuta, vi aggiornerò, l'ho messo su oggi giusto per vedere il colore che risulta lucido e molto bello. Acquisti da bioprofumeria: sono stata alla bioprofumeria Valeriana, la mia bioprofumeria di fiducia, diciamo così, è vicino casa mia, quindi ci vado, e ho comprato, ragazzi, ho comprato lei, il rossetto liquido più discusso del secolo, la Dreaming Matte Liquid Lipstick, su cui mi sono fatto un'idea ben precisa e su cui vi farò un video, perché ho molte cose da dire su questo prodotto, e non solo sul prodotto in sé, ma su come il prodotto è stato recepito qui su YouTube. È stata una cosa pazzesca, si è parlato più di lui che di cose ben più gravi che sono successe. Va bene, purché se ne parli, io l'ho comprato per capirne di più, sia del prodotto che di YouTube, perché è giusto anche capire come funzionano le dinamiche del tubo. E allora, 16 euro e qualcosa, vi metto il prezzo esatto qua sotto. Non vi anticipo nulla perché nel prossimo video vi parlerò solo di lei e vi farò una recensione soggettivamente oggettiva, poi vi spiegherò il significato di questo apparente controsenso, in cui vi parlo delle mie impressioni su questa tinta labbra. Io ho comprato grande amore. Sempre lo stesso giorno ho comprato una cosa buonissima della Mossa. Vi avevo parlato di quel trattamento notturno, quella crema notturna che poteva essere usata anche come crema in pacco, come maschera nutriente. Questa è costata 18,50 euro, ha certificazione EcoCert, non è tantissima dal punto di vista quantitativo,
vi dico subito, vi faccio vedere proprio il tubetto, eccolo qui, sono 60 ml ed è costata, sì ve l'ho detto, 18,50. È carissima, però ragazzi è buonissima, un nutrimento, un apporto di nutrienti proprio profondi alla pelle. La mattina vi risvegliate con la pelle bella tonica, bella rimpolpata, fresca, non è assolutamente papposo in viso, non porta caldo, si assorbe facilmente, non lucida, è sia come maschera che semplicemente come trattamento notte per nutrire il viso, io la trovo fenomenale. Non conoscevo questo brand, me l'ha fatto conoscere la ragazza della bioprofumeria e ne sono rimasta entusiasta. Avevo provato il campioncino di cui vi ho parlato in un recente prodotti finiti e sono andata subito a comprare il prodotto per intero perché veramente vale il prezzo che costa. E a un certo punto tutti i prodotti per la skin care ti abbandonano quasi contemporaneamente. Ho ancora un residuo di crema idratante, ma siamo proprio agli sgoccioli. E quindi cosa si va? Si va alla ricerca dei prodotti per la skin care. E ho riconfermato Diego Dalla Palma come unico angelo custode nella mia pelle del viso. Allora, io nei mesi precedenti ho usato questa combo, il The Booster Vitamina C di Diego Dalla Palma, un booster spettacolare. Vi faccio vedere la sua confezione, voilà, con la pompettina, è un siero meraviglioso alla vitamina C che rivitalizza il viso in maniera spettacolare, costa sui 30 euro a prezzo pieno. Poi ho comprato la crema dal nome impossibile, la Staxantina crema anti-età, con questa scatola sparaflesciata, ma ha un contenuto invece molto più elegante della scatola, ecco qua, e questa è la crema idratante giorno che sto continuando ad usare, sono quasi al fondo, dura tantissimo, tutti questi prodotti durano più di 3 mesi, durano veramente tanto e sono ottimi, non contengono parabeni, non contengono siliconi, contengono ottimi ingredienti e il risultato sul viso lo vedete, a differenza di molti trattamenti viso molto più blasonati che in realtà contengono solo silicone e distruggono la pelle. Questi sono veramente veramente buoni, non è una collaborazione con Diego Dalla Palma, ma se il brand Diego Dalla Palma volesse collaborare con me ne sarebbe infelice, perché io mi sto innamorando davvero di questi prodotti. Tant'è che questa crema a prezzo pieno costa sulle 40 euro, tant'è, vi dicevo, che ho voluto acquistare anche il Time Control contorno occhi, che è appunto il contorno occhi anti-età che si presenta nel classico tubettino, e anche questo è molto cremoso, di facile assorbimento e perfetto per far stendere sopra il concealer in maniera molto fluida, anche questo con un ottimo inci. Questi li ho presi però su internet, approfittando di un sito che li metteva in offerta e approfittando su degli sconti all'iscrizione della loro newsletter, e mi pare si trattasse di profumerie web, sì, ho qui la lettera, di profumerie web, e tutto insieme l'ho pagato 70 euro, quindi ho risparmiato quasi 30 euro nel comprare singoli prodotti uno alla volta, per esempio, che ne so, da Coin, dove li avevo presi la scorsa volta. Ottimi prodotti che mi piacciono davvero tantissimo. Ancora in bioprofumeria ho comprato il vecchio Caro Sano sapone di Aleppo, non è per me, ve lo faccio vedere, una confezione da 200 grammi del baule volante, quindi bio, è costata 5 euro, non è per me, ma è per una mia collega che esprimeva la difficoltà di far sistemare la pelle grassa ed acneica, e secondo me 10 giorni di sapone di Aleppo al mese sono il rimedio naturale migliore per la regolamentazione della produzione di sebo sul viso, naturalmente quando non ci sono delle patologie gravi, magari di derivazione ormonale, che devastino il viso delle povere persone che sono affette dall'acne, che è un dei fastidi barra malattia più
brutti per le ragazze. Mi sento di dire: non vi preoccupate, perché è sintomo di gioventù e quando si è giovani si è belli comunque, quindi non vi preoccupate, passerà con l'età. Ma nel frattempo un consiglio che vi do, che non vi può nuocere credo in nessuna maniera, è dei cicli con il sapone di Aleppo. Lavare il viso, tamponare con acqua bella fresca e secondo me qualche lieve giovamento si ha. Io da ragazzina, quando venivano i brufoletti, usavo lui e da allora me lo trascino e lo consiglio alle mie amiche più care e di conseguenza anche a voi. Un regalo, un regalino di cui voglio parlare perché mi è piaciuto molto. Voi sapete che io sono affezionata da decenni al mio profumo, ora sono passata alla versione estiva che è l'Hypnotic Poison, però mia madre è stata in viaggio a Pasqua e al suo ritorno, non avendomi comprato nulla in viaggio perché è uscita poco, è stata a trovare mia sorella, quindi non era un viaggio di divertimento, ma era un viaggio di passare da una figlia all'altra, diciamo così, e al ritorno sull'aereo ha voluto comprarmi un regalino e mi ha comprato il Pink Bouquet di Moschino. Allora, devo dire che la fragranza mi ha molto sorpresa, perché è una fragranza fresca, fiorita e dolce, veramente buona, e ve lo voglio fare vedere perché per l'estate potrebbe essere un profumino che può interessare a qualcuno. Se vi piacciono i profumi molto intensi, ma comunque freschi, molto freschi, quasi da bambino, fiorito e dolce, questa è la fragranza che fa per voi. Io non lo uso però, perché per me è un profumo molto molto giovanile, ma è diventato il profumo di Enzo. Enzo con questo profumino è una caramella, squisito, veramente buono e molto molto persistente. Veramente un profumino ottimo, non avrei mai pensato. Perché a me il brand Moschino non è che piaccia tanto, non è molto nelle mie corde, però questo profumo è buono davvero. Alla fine, per la festa della mamma, mi sono fatta un regalo. Sono passata da Sephora e ho comprato due cosine che volevo acquistare da molto tempo, ma per cui ho voluto lungamente aspettare. Vi dico solo che non me ne sono pentita però. Allora, poi ve ne parlerò in maniera più dettagliata. Ho comprato il concealer correttore liquido di Kat Von D, ve lo faccio vedere. L'ho preso nella tonalità Light 3 Warm, il numero 3 Light Warm, perché il numero 1 è bianco, il numero 2 è un color carne con sottotono rosato molto molto chiaro, il numero 3 è anche molto chiaro per la mia carnagione, è giusto, però è illuminante e con un sottotono, qua dice neutro, ma in realtà è un neutro tendente leggermente al giallo. È molto bello, non è liquido, è cremosino, ha uno scovolino meraviglioso a cuore, e la cosa bellissima, non so se notate, è che pur utilizzandolo questa parte qua non si sporca, non si sporca il gambo dell'applicatore, perché ha una sorta di ghiera che riesce a trattenere tutto il prodotto dentro, evitando quindi la fuoriuscita e l'impappamento della parte a vite del packaging. Anche il packaging molto bello, molto accattivante, bellissimo, e mi piace anche la resa. Oddio, lo sto provando da pochissimo, l'ho messo 3 volte soltanto, oggi tra l'altro non ce l'ho, ma è molto molto bello. Io direi, tutti dicono che ha una copertura altissima, io la trovo media, non la trovo altissima se devo essere sincera, però si fissa, sta dove lo mettete, e costa un botto perché costa 26 euro da Sephora. È bello, lo consiglio più per le pelli più mature che non per le giovanissime. E da ultimo ho comprato una tinta labbra Kat Von D. Oddio, mi facevano una gola ragazzi, colori stupendi, e anche no, nel senso, lei ha dei grandi classici quasi antichi e dei colori super super moderni. Io ho voluto uscire dalle mie corde solite e ho comprato il Bachelorette. Il Bachelorette è questo rosso fragola stupendo, e per l'esattezza è questo qua.
me lo vedete indossato oggi. Unica cosa, scovolino dal gambo lungo molto rigido, a molti piace, io invece lo preferisco più flessibile lo scovolino, però poco importa. La durata media non è una delle più longeve sulle mie labbra, anche aiutata dalla matita sotto, però è bello il colore perché è molto particolare. Tra le tinte non ho mai visto un colore così di mezzo tra il rosso, il fucsia e l'arancione, è proprio un insieme di questi tre colori e, se siete osservatrici, oggi ho accoppiato anche lo smalto, perché questo smaltino qui, anche se in video non sembra, ma è molto simile, è leggermente più caldo, ma è molto simile a questo, a questa tinta, e vi dico che l'ho preso proprio in funzione sua. La tinta Kat Von D è una tinta molto molto confortevole, però se ne va lentamente e abbandona prima naturalmente la parte centrale. Se volete, utilizzandolo e facendomi un'idea più precisa, lasciatemi un commento qua sotto. Se come per la tinta Nabla volete un video, vi faccio un video anche di questo, e se volete vi faccio anche un video delle varie tinte diverse da queste più low cost. Questa costa 19 euro, più low cost, che ho sempre usato e con cui mi trovo benissimo e che non hanno nulla di da invidiare né a questa né a quella Nabla, vi faccio un video pure sulle altre mie tinte. Ditemelo se vi piacciono i video settoriali e monotematici, così io mi attivo e vi accontento come posso. Bene, è tutto, mi raccomando, lasciate il commento per ricevere questo stupendo mascara della Bella Azul. Mi raccomando, unica regola, essere iscritti agli altri canali di famiglia, quindi Poti Toys, Due Cuori Una K e Arte per Te, e in bocca al lupo a tutti. Spero che questo video vi sia stato utile in qualche maniera, vi abbia dato qualche spunto e vi sia piaciuto. Vi aspetto al prossimo video, che sarà la recensione sul rossetto liquido di Nabla, e noi ci ritroviamo sempre qua la prossima volta, e come sempre grazie per avermi fatto compagnia anche oggi. Vi voglio bene, ciao! Ciao a tutti, ed eccoci giunti all'estrazione del giveaway Bangoo, le due palle per ammorbidire il bucato e il pareo mandala. E allora, i commenti lasciati sotto al video sono 191, estrarrò dal più recente al meno recente con random.org. E allora, abbiamo detto 191, 1 di 191. Incrociate le dita e vediamo chi è il vincitore. 158, vado a vedere chi è e vi dico subito chi sarà a ricevere il premio. E la vincitrice è Emanuela Cardella, con questo commento: ciao ombretta, fantastico il set di scrittura cinese, partecipo volentieri, grazie per il pensiero. Prego Emanuela, e come vedi la tua fiducia è stata premiata. Emanuela, mi raccomando, mandami il tuo recapito sulla posta della pagina Facebook Ombretta e io ti farò recapitare questo pensierino. A tutti gli altri dico grazie per aver partecipato, non demordete perché molto presto un altro giveaway tornerà sul canale, e come sempre grazie per aver trascorso con me questi minuti. Complimenti Emanuela, un bacio a tutti quanti e noi ci rivediamo per il prossimo video. Ciao!